Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, alleluia, alleluia. Ben ritrovati nella preparazione alle letture domenicali dell'ultimo evento del tempo di Natale, il terzo, il battesimo. Se il primo evento era la nascita, il 25 di dicembre, Dio si fa uomo, si fa piccolo perché ogni uomo lo possa incontrare, il secondo momento è stato il 6 di gennaio, l'Epifania, per chi nasce questo bimbo, nasce per tutti gli uomini rappresentati dai magi. Il terzo e ultimo momento, appunto, il battesimo. Gesù, già grande, ultra trentenne, si mette in fila con i peccatori per ricevere il battesimo da Giovanni Battista. E domande, ne aveva bisogno? Certamente no. Però è interessante che tutto il popolo in attesa. La gente chiedeva se addirittura fosse Giovanni Battista il Messia. Ebbene, Gesù è in mezzo al popolo. Gesù è in mezzo alla fila dei peccatori per ricevere il battesimo. Questo è un piccolo segno, però molto importante. Il suo primo segno pubblico non è un miracolo, non è una meditazione, una rivelazione, un bel sermone, ma un gesto: mettersi in fila con i peccatori. Un luogo che non aspettava, ma questa sarà tutta poi la sua vita, un camminare con gli uomini, con noi peccatori. E il suo è veramente una vita al fianco. E Giovanni dice: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ebbene, questo per noi cristiani è molto importante. Da una parte ricordiamo che Giovanni è stato battezzato in Spirito Santo nel grembo di Maria, vedevamo nella terza domenica di Avvento, quando Maria dona il suo saluto, Elisabetta viene colmata di Spirito Santo e Giovanni danza. Quindi Dio, Gesù, arriva prima di Giovanni, lo battezza in Spirito Santo. Però anche noi, attraverso il nostro battesimo, riceviamo il dono dello Spirito Santo, che è la vita di Dio in noi. Ecco, mentre tutto il popolo viene battezzato, Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. E questo è un elemento che ci trae compagnia quest'anno con l'Evangelista Luca, molto frequente. Gesù spesso si ritira in preghiera. Com'è importante un po', dicevamo anche, durante le feste, e se i figli potessero vedere i genitori che pregano, chiaramente nella triplice dimensione della preghiera familiare: da una parte la preghiera della famiglia insieme a moglie, i figli, i sposi, poi la preghiera della coppia come sposi, donarsi il Vangelo ogni mattina, dice: «Ma a me colpisce questo, eh». E però c'è anche un aspetto singolare, ovvero la preghiera del singolo. Ebbene, nella famiglia ci sono tutti e tre questi aspetti. Gesù è in preghiera, lui che diceva, vabbè, che problema aveva? Lui non aveva un gran bisogno, invece è un grande richiamo alla nostra preghiera personale, di coppia, familiare.
e il cielo si aprì, letteralmente si squarciò, e discese su di lui lo Spirito Santo. Il verbo è molto forte, squarciare, è come un paio di pantaloni rotti che non si riescono più a ricucire, non quelli che i miei studenti intanto comprano, è proprio uno squarcio da buttare via. Ebbene, è interessante come mai Luca utilizza questo verbo molto forte. Ebbene, lo usa ricordando la Genesi. Dopo il peccato si dice che Adamo ed Eva furono cacciati e i cieli furono chiusi. Ebbene, questi cieli non solo sono aperti, si potrebbero ancora chiudere, ma sono squarciati. Ebbene, sono aperti per sempre. Quindi la strada verso il cielo è riaperta. Non c'è più quella frana un po'. E di anni fa ci fu la frana al Corniolo, per tanti mesi e mesi non si poteva attraversare. Ebbene, questa frana è stata rimossa, è la frana del peccato, dell'allontanamento, e ora c'è la strada diretta. È molto bello questo, i cieli sono aperti per sempre. E lo Spirito Santo discende in forma corporea come una colomba, certamente segno della purezza, segno della pace. E ricordate che Noè manda prima un coro, non torna, ma torna alla colomba con un ramoscello d'olivo, segno della pace, segno del diluvio che sta terminando. Ebbene, però, è il segno anche della grande delicatezza. E il volo di una colomba non si può percepire, è molto leggero. Così anche l'azione dello Spirito Santo non impone mai, è una leggerezza, quasi essere impercettibile. Ecco com'è importante affinare già nella famiglia l'idea di mettersi in ascolto dello Spirito che parla alle chiese. Com'è importante mettersi in ascolto. E venne una voce dal cielo, è la voce del Padre, che dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ma noi ci piace pensare che il Padre che indica Gesù come figlio, questa voce la risentiremo ancora sul Tabor, la seconda domenica di Quaresima e anche vicino in agosto, l'8, ebbene che diamo proprio al Signore questa grazia di sentire anche per noi queste parole. Ebbene, Gesù a ciascuno di noi dice: tu sei il mio figlio amato, io per te ho il mio compiacimento, ho per te un progetto di gioia, di forza, di luce. Ebbene, per ciascuno è questa parola: tu sei il mio figlio amato, con te voglio fare grandi cose. E ora chiediamo proprio al Signore questa apertura, questa fiducia. Papa Francesco, nella lettera agli sposi, dice: la vocazione matrimoniale è una vocazione all'instabilità. Dice: ma cosa vuol dire essere instabili? Eh sì, però nella nostra barca, nella barca degli sposi, c'è il Signore. È Lui che dona stabilità, perché noi non riusciamo, perché ci sono sempre tanti problemi, i figli, il lavoro, la fatica, i nonni, tutto quanto. Mi piace molto questa immagine. La vocazione al matrimonio è una vocazione all'instabilità, ma il Signore è nella nostra barca. Allora cosa possiamo chiedere? Di farlo salire. Lui è in fila con i peccatori perché vuole assicurarci la sua presenza. E ora coraggio. Chiediamo al Signore la grazia di ricordare il giorno del nostro battesimo, vogliamo ricordare tutti i bambini che in questa giornata riceveranno il battesimo, in particolare Papa Francesco nella Cappella Sistina amministrerà il battesimo a tanti bambini. Ebbene, ricordiamo il giorno del nostro battesimo, il giorno in cui il Padre ha detto: tu sei il mio figlio amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ciascuno di noi quindi è chiamato a creare qualcosa di bello con il Signore nella propria famiglia, nella propria vita. Auguri a tutti e ricordate la data del vostro battesimo, la data della nostra rinascita. Grazie. Cammino tra la gente della mia
ci sei tu.